Buongiorno a tutti cari amici, oggi prova, ma non solo oggi in realtà, nelle ultime due settimane abbiamo provato BMW i4 nella sua versione M50. Cerchiamo di capire meglio cosa abbiamo di fronte a noi. Un'auto da 4,78 m di lunghezza per un peso complessivo attorno alle 2,3 tonnellate, in sostanza una BMW serie 4 coupé in versione 100% elettrica. A questo punto mi direte voi, chissà quali compromessi saremmo dovuti sottostare per lo sviluppo di un modello che non nasce su un foglio di carta bianco. Beh, in realtà non è esattamente così. E questo perché? Perché sostanzialmente l'utilizzo di una batteria particolarmente sottile, siamo ad uno spessore massimo di 11 centimetri, ha consentito di fatto di mantenere invariate le proporzioni e l'ergonomia all'interno dell'auto. Quindi in pratica non ci accorgiamo di alcuna differenza, perché non c'è nessuna differenza in termini di gestione dello spazio dell'abitacolo. Ci troviamo di fronte ad un'auto con 4 posti comodi, con una buona altezza per la testa anche per i passeggeri posteriori e con un ottimo spazio anche per le gambe. E il fatto di non nascere da un foglio di carta bianco, non è un'auto che nasce elettrica, ma appunto, come detto, nasce sulla stessa piattaforma della versione serie 4 endotermica, serie 4 coupé endotermica, non ci dà nessun vantaggio in termini di capacità di stoccaggio. La parte anteriore, quello che normalmente nelle elettriche, in molte elettriche, è chiamato frunk, quindi è il bagagliaio anteriore, qui non esiste e abbiamo solo un coperchio che va a proteggere alcune parti del powertrain ad alta tensione. Dall'altra parte però abbiamo un normalissimo e invariato nelle sue proporzioni e dimensioni bagagliaio posteriore, dove in questo caso ho trovato spazio per un frigorifero visto le temperature di questi giorni. E come vi dicevo, il mio test, nel frattempo saliamo in auto e vi racconto qualcosa, è durato 2 settimane. Siamo ormai agli sgoccioli e oggi vorrei raccontarvi un po' come ho vissuto queste 2 settimane, cosa mi è piaciuto dell'auto, cosa invece non ho apprezzato, cosa si potrebbe migliorare e qual è in realtà la scelta di fronte alla quale si trova chi si avvicina a questo tipo di mezzo. Siamo su una M a tutti gli effetti, guardate la profilatura dei sedili sportivi, molto molto belli, e gli inserti in fibra di carbonio nella plancia. Plancia che riprende in tutto per tutto la classica impostazione di BMW, tanto alla guida quanto nei comandi che mantengono, diciamo, la classica rotella iDrive di BMW. E sono tanti i piccoli particolari che ci fanno capire che BMW vuole per i suoi clienti un'esperienza di guida simile a quella dell'endotermico, almeno all'inizio, per non spaventarli. Per accendere, pedale del freno e tasto di accensione e ascoltate una sorta di suono di benvenuto che ci fa capire che l'auto è, tra virgolette, in moto. Ci mettiamo alla guida e vi racconto un po' come sono trascorse le mie 2 settimane. 2 settimane nelle quali ho utilizzato l'auto nei miei spostamenti ordinari, quindi casa-lavoro, e negli spostamenti del weekend. Ecco, quando si sale a bordo di un'auto come questa, che già da fuori esprime sportività e prestazione in maniera quasi ostentata, si tende a immaginare che l'auto sarà un'auto particolarmente impegnativa da condurre. In realtà quello di cui mi sono presto accorto è che non è così. In modalità comfort i 544 cavalli e i 795 Nm di coppia dell'auto si gestiscono in maniera estremamente intuitiva e naturale. L'auto è molto molto semplice da condurre, i viaggi possono essere estremamente rilassati anche nel momento in cui si cerca la prestazione, si cerca di sfruttare il powertrain elettrico. Ma nel momento in cui andiamo invece a selezionare la modalità sport, beh, il sound è il primo a suggerircelo, l'auto diventa molto molto reattiva, molto cattiva, le sospensioni si induriscono, lo sterzo diventa più tagliente, più pesante, ma ancora più preciso, e davvero ci troviamo di fronte ad un'auto che non chiamare supercar sarebbe davvero riduttivo.
Riguardo al sound, qualcuno ha commentato nei post di Instagram che ho pubblicato nei giorni scorsi, dicendo, diciamo, apprezzando questa scelta di BMW, qualcun altro l'ha molto criticata. Diciamo che all'interno dell'approccio generale di BMW, che è quello di cercare un po' il consenso dei propri clienti endotermici, che arrivano dall'endotermico, può avere un senso anche lavorare su questo sound, e non dobbiamo dimenticare che potrebbe essere una delle cifre di caratterizzazione dei prodotti dei prossimi anni, perché chiaramente si tratta bene o male di un fatto culturale, ma in qualche modo siamo tutti un po' legati e associamo la personalità dell'auto, soprattutto di auto così prestazionali, a un sound diverso, che se una volta poteva essere legato a quello naturale dei cilindri della camera di scoppio, ora non, diciamo, non ha più motivo di esistere, perlomeno da questo punto di vista. E non stupisce quindi che i costruttori vadano un po' alla ricerca di personalizzazioni di altro genere. E devo dire che, come avevo rilevato anche ad esempio di recente su Porsche Taycan, è stato fatto un ottimo lavoro anche da questo punto di vista. BMW, lo ricordo, ha scomodato un personaggio del calibro di Hans Zimmer per la progettazione del sound di questa BMW. E il risultato, beh, insomma, giudicatelo un po' voi. Qualche considerazione quindi sul potenziale acquirente di un'auto come questa. Ma il potenziale acquirente di un'auto come questa si rivolge, ovviamente, rimanendo in casa BMW, normalmente a serie 4 coupé in versione endotermica, quindi in versione benzina piuttosto che in versione diesel. Però bisogna stare molto attenti alle motorizzazioni di riferimento. Beh, se andiamo a fare un'analisi di questo tipo, io davvero faccio tanta fatica a capire per quale motivo questa non sia ancora l'auto più venduta di questa categoria. Perché? Beh, perché se andiamo sulla versione diesel, l'auto di confronto potrebbe essere serie 4 coupé nella versione M440D, che monta un motore diesel da 340 cavalli, che proietta l'auto da 0 a 100 in 4 secondi e 6, quindi ben distante dalla performance di 3 secondi e 9 di questa i4 M50, ma che costa ben 5.000 euro in più, senza considerare poi i costi ovviamente di bollo, superbollo e naturalmente manutenzione, nonché gestione, quindi chiaramente consumi di carburante. Se vogliamo veramente raggiungere le performance, perlomeno sotto certi punti di vista, perché per altri siamo comunque a due livelli diversi, dove il livello superiore è quello di questa i4 M50, dobbiamo invece rivolgerci alla M4 Competition in versione cabrio, auto da 510 cavalli, in grado di staccare uno 0 a 100 in 3 secondi e 7, ma del prezzo di ben 45.000 euro superiore a quello di questa i4 M50, che costa 74.000 euro di listino, ma che poi ovviamente permette un grosso risparmio in termini di gestione. Lo ricordo, in quanto elettrica non paga bollo, non paga tantomeno il superbollo, ha dei costi di manutenzione molto più bassi rispetto alla sua controparte endotermica, e un costo di gestione in termini di costo di ricarica, se ricaricata a casa, dove, diciamo, il costo dell'energia è più basso rispetto a quello delle colonnine pubbliche, tanto più di quelle HPC, quindi ad alta potenza, il costo più o meno si aggira attorno ai 6-7 euro per 100 km, quindi ben distante
dai 18-20 euro calcolati per le versioni prestazionali di BMW serie 4 coupé endotermica. E perché faccio riferimento a questo costo di 6-7 euro per 100 km? Beh, innanzitutto perché faccio riferimento ad una ricarica casalinga, quella più naturale per chi possiede un'auto elettrica, e soprattutto perché penso alla potenziale acquirente di BMW i4 come un cliente che ha certamente la possibilità di ricaricare la propria auto a casa, perché ha un box o comunque un parcheggio privato dove posteggia la propria auto e dove durante la notte può andare a ricaricare l'auto senza problemi, ripartendo poi al mattino con autonomia piena, autonomia che abbiamo visto quindi essere in ogni caso, nella peggiore delle situazioni, comunque superiore ai 300 km, ma non difficilmente al di sopra dei 400 km di autonomia, che è un'ottima autonomia per molte persone. La ricarica ultra rapida, lo abbiamo visto, forse l'ha visto qualcuno in qualche post di Instagram delle settimane scorse, può essere estremamente rapida, si toccano punte di 210 kW di potenza, quindi sostanzialmente si può portare la batteria da uno 0 a un 20% in meno di 5 minuti. 20% di una batteria da 80 kWh reali significa una percorrenza nella peggiore delle condizioni di 70 km, quindi potenzialmente nelle condizioni migliori si possono recuperare 70 km di autonomia in poco più o poco meno, insomma attorno ai 5 minuti di tempo. Ovviamente questi tempi si dilatano nel momento in cui la curva di ricarica sale sopra un certo livello, quindi la batteria più carica impiega più tempo a ricaricare, ma una ricarica da un 20 ad un 80% si ottiene comunque attorno ai 30 minuti, sempre presso colonnine di ricarica pubblica HPC, quindi ad alta potenza. Nell'utilizzo quotidiano però non sono quelle le colonnine che andremo o che il potenziale acquirente di BMW 4 andrà a utilizzare. Come detto, ricaricando l'auto a casa, anche con una potenza non esageratamente elevata, attorno ai 6 kW, in una notte si può riportare la batteria quasi al 100% e utilizzare l'auto per molti, molti, molti chilometri. In conclusione vi dico, con tutte queste premesse non c'è davvero nessun motivo per non scegliere la versione elettrica di serie 4 coupé. Magari non necessariamente in questa versione estremamente cattiva M50, ma nella sua versione base. Vi lascio quindi con qualche piccolo dettaglio sull'auto, cose che mi sono piaciute, altre che mi sono piaciute meno. Sistema di ricarica wireless per il cellulare, che però tende a scaldare parecchio, non l'ho utilizzato. Schermo del sistema di infotainment particolarmente ben visibile anche in piena luce, molto molto reattivo. Molto belle le maniglie incassate, ottimo il sistema di apertura e chiusura. Attenzione invece va fatta nell'utilizzo degli specchietti, il cui profilo aerodinamico può creare qualche problema in fase di autolavaggio. Fondamentale non chiudere lo specchietto come sto facendo io in questo momento, perché altrimenti questa parte potrebbe venire agganciata dal sistema di traino dei rulli. Non particolarmente accattivante, ma molto pratico il sistema di apertura dello sportello di ricarica DC a C. Infine una nota sul portellone posteriore: le sue dimensioni particolarmente ampie potrebbero creare qualche problema nel momento in cui ci ritrovassimo ad aprirlo in parcheggi dal soffitto non estremamente alto. Ecco quindi tutte le mie riflessioni su quest'auto. Se vi sono piaciute, se avete commenti da fare, se ci tenete a seguirci, vi prego di iscrivervi al canale e commentare, commentare, commentare. Ciao a tutti! Piccola nota a margine: Piazza Catena, Riva del Garda, parcheggio di fronte alla centrale elettrica, colonnina ultra fast di Neogi. Ci sono due auto parcheggiate, di cui una in carica, una seconda auto non in carica, e io sto attendendo, come vedete, che qualcuno arrivi. Nonostante la polizia sia presente, mi hanno detto: beh, non possiamo fare nulla, deve aspettare, non ci sembra il caso, magari il proprietario sta per arrivare. Questo è il motivo per il quale vi dico: non è fattibile, non si può vivere in un posto dove si utilizza l'auto elettrica e contare unicamente sulle colonnine. A casa propria necessariamente bisogna utilizzare la ricarica casalinga. Come vedete, siamo di nuovo in auto, non possiamo fare nulla, il vigile urbano mi dice
io posso anche sanzionare l'auto, ma in realtà non posso farla rimuovere e di conseguenza me ne vado a caricare da qualche altra parte.